Ma come si coltiva la Sansevieria trifasciata? Oggi lo scopriamo insieme. Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Iussolini per il sito iussolinifortunato.com. Sono un dottor agronomo e oggi parleremo della coltivazione della Sansevieria trifasciata. Questi consigli di coltivazione vanno bene un po' per tutte le Sansevierie. Facciamo un piccolo appunto: in realtà chiamare la Sansevieria trifasciata Sansevieria non è corretto perché ultimamente è stata inserita nel genere delle Dracene, quindi in realtà sarebbe Dracena trifasciata, però per una questione di comodità la chiameremo ancora Sansevieria. È conosciuta anche con il nome di lingua di suocera o in Inghilterra viene anche chiamata snake plant proprio per la forma delle sue foglie che ricordano una lingua acuminata e ricordano anche dei serpenti. È una pianta di origine africana, quindi capite bene che le piace la luce, le piace il sole, le piacciono le temperature elevate. Iniziamo dalla prima domanda. La Sansevieria è una pianta da esterno o da interno? Allora, la Sansevieria è una pianta sia da esterno e sia da interno. In realtà, qui in Europa e comunque in tutto il mondo si è diffusa come pianta da appartamento per via del fatto che non resiste molto bene alle basse temperature, però vi posso assicurare che va bene anche coltivarla fuori da casa. Se la coltivate dentro casa, mettetela nel posto più luminoso che avete, più luce c'è, meglio è, la luce è il carburante delle piante. In realtà si adatta anche a zone molto poco luminose. Quindi se avete una stanza non troppo luminosa va bene lo stesso, però se volete vedere la Sansevieria al meglio della sua bellezza e farla crescere rapidamente dovete necessariamente metterla in un posto con molta luce, però vi ripeto che se non avete un posto con molta luce va bene lo stesso, è forse la pianta d'appartamento più facile da coltivare. Se la coltivate fuori da casa va bene metterla all'ombra, va bene metterla in penombra, va bene metterla anche in pieno sole. L'unica cosa, state attenti perché se abituate questa pianta ad essere coltivata dentro casa e la mettete fuori direttamente dal sole, specialmente nei mesi più caldi dell'anno, la pianta si scotta. Quindi attenzione, se volete metterla fuori, abbiate cura di farla abituare in maniera graduale. Un'altra cosa, è una pianta che non resiste molto bene alle basse temperature, quindi appena arrivate a 0 gradi, 1 grado potrebbe morire. Se arrivate a temperature vicino allo zero si rovina piano piano, invece se arrivate a temperature di 0 gradi o sotto zero la pianta muore, specialmente se il terriccio è umido o bagnato, quindi abbiate cura quando arrivano i periodi più freddi dell'anno di metterla dentro casa. O comunque in un posto molto molto riparato perché non va molto d'accordo con il freddo. Passiamo all'annaffiatura della Sansevieria. L'annaffiatura è forse la cosa più importante per la coltivazione della Sansevieria ed è la cosa più svegliata dai coltivatori, specialmente i coltivatori principianti. Prima domanda, ogni quanto annaffiare la Sansevieria? Ti dico subito che non esiste una tempistica precisa perché la frequenza di irrigazione dipende da moltissime cose, come ad esempio la temperatura, il tipo di terriccio, l'età della pianta, eccetera, eccetera. Non posso dirti quando annaffiare la Sansevieria perché chi dà una tempistica precisa fa uno sbaglio, è una cosa scorrettissima da fare. Posso dirti quando non annaffiare la Sansevieria trifasciata. Non devi annaffiarla ogni qualvolta il terriccio è ancora bagnato, quindi annaffia solo quando il terriccio è totalmente secco. Come fare a capire quando il terriccio è secco? Abbiamo tre opzioni. Prima opzione, guardiamo il colore del terriccio, se è più chiaro vuol dire che è asciutto, se è più scuro significa che è bagnato. Seconda opzione, alziamo il vaso, solitamente se è leggero significa che il terriccio è asciutto, se invece è pesante significa che il terriccio è bagnato. Terzo metodo, il metodo migliore di tutto, infila un dito nel terriccio. È importante infilare un dito nel terriccio e non solo toccarlo perché tante volte succede che il terriccio nella parte superiore è asciutto e invece sotto è bagnato. Quindi infila un dito nel terriccio, quando è totalmente secco, puoi annaffiare la tua Sansevieria. Un'altra cosa molto importante, prima di annaffiare, punto primo, assicurati che il vaso abbia fuori di scolo, ovvero i buchi che ci sono sotto. Seconda cosa, se coltivi la tua Sansevieria in vaso e utilizzi il sottovaso e vedi che il sottovaso si riempie di acqua, svuotalo assolutamente. Perché? Perché se l'acqua ristagna per troppo tempo si va a creare ristagno idrico e marciume radicale, ne parleremo successivamente nel capitolo dedicato alla patologia, alle patologie della Sansevieria. Quindi ricapitolando, annaffia la Sansevieria solamente quando il terriccio è totalmente secco. Chiaramente dovreste annaffiarla più frequentemente in primavera e in estate e meno frequentemente in autunno e in inverno. In linea di massima è una pianta impossibile da far morire per mancanza di acqua, puoi lasciarla senza acqua anche 4-5 mesi. Dovrebbe resistere, mentre appena ha un pizzico di ristagno in più la pianta potrebbe morire. Che acqua utilizzare? La migliore acqua da utilizzare è quella piovana, capisco sia difficoltoso raccoglierla. Un'altra cosa che puoi fare è utilizzare la normalissima acqua di rubinetto, magari mettila nell'annaffiatoio 24 ore prima, così il cloro evapora. Comunque va bene qualsiasi tipo di acqua, in linea di massima.
e l'unica cosa, utilizzo un'acqua a temperatura ambiente, quindi non troppo fredda e né troppo calda. Un'altra cosa importante riguardo l'annaffiatura della sansevieria: quando l'annaffi cerca di non bagnare le foglie, specialmente cerca di non far entrare acqua nella rosetta delle foglie. La vedremo successivamente quando faremo il rinvaso nella parte pratica del video. Ti faccio vedere anche la rosetta dove non devi far entrare l'acqua. Questa sarà la parte finale del video dove faremo proprio questa parte pratica. Abbiamo parlato quindi dell'annaffiatura, abbiamo parlato della luce, abbiamo parlato della temperatura, parliamo di un'altra cosa di fondamentale importanza, ovvero la concimazione. A cosa serve concimare le piante? Concimare le piante serve a nutrirle, quindi a fornire gli elementi nutritivi per farle crescere. I macroelementi più importanti sono azoto, fosforo e potassio, che sono proprio il nutrimento base per la pianta, e poi abbiamo tutta una serie di microelementi. Quale concime utilizzare per la concimazione della sansevieria? Ti consiglio Mavè. Il concime per te, super piante grasse. Lo trovi su Amazon, lo trovi anche sul mio sito iuzzolinifortunato.com. Ti lascio il link per acquistarlo nella descrizione del video. È un concime ottimo, studiato appositamente per la concimazione delle piante grasse. Sansevieria, Zemoculcas, anche per i cactus, per l'albero di giada, per tutte le piante grasse. Perché utilizzare questo concime? È un concime equilibrato, è un concime che non spinge troppo le piante, è un concime che ha poco azoto, abbastanza fosforo e molto potassio. Gli elementi nutritivi che servono alle piante grasse sono proprio poco azoto, abbastanza fosforo e molto potassio. Perché poco azoto? Perché quando diamo troppo azoto alle piante grasse si gonfiano in maniera esagerata e diventano molto più suscettibili ai marciumi, al sole, eccetera, eccetera. Quindi il concime Mavè, il concime per te super piante grasse, è pensato appositamente per non far crescere in maniera troppo esagerata le piante grasse. Inoltre ha un pool di microelementi, boro, ferro, zinco, manganese e molibdeno, che fanno benissimo alla pianta. Come si utilizza il concime? Deve essere diluito in acqua alle dose consigliate, ovvero 10 grammi per litro di acqua, e devi utilizzare quest'acqua per annaffiare le piante, quindi acqua con dentro concime. Ti consiglio comunque, Mavè, il miglior concime per piante grasse attualmente in circolazione. Solitamente si concime una volta ogni 20-30 giorni, più frequentemente in primavera e in estate perché la pianta è in piena crescita vegetativa, meno frequentemente in autunno e inverno perché la pianta sta un po' dormendo. Passiamo al capitolo riguardante le patologie della sansevieria trifasciata. A quali patologie è interessata? La prima patologia che vedo molto spesso è il marciume radicale. Cos'è il marciume radicale? Il marciume radicale avviene quando l'acqua ristagna nel sottovaso o in un vaso senza buchi per troppo tempo. Il terriccio ha dei pori, in condizioni ideali parte di questi pori devono essere occupati dall'aria. Se l'acqua rimane per troppo tempo nel terriccio, quindi per più giorni, anche se rimane acqua nel sottovaso, i pori che teoricamente devono essere occupati dall'aria sono occupati dall'acqua, quindi le radici non riescono a respirare, piano piano marciscono e piano piano la pianta marcisce tutta. Ve ne accorgete perché diventa di colore scuro, si accascia su se stessa, la consistenza diventa melmosa e si sente anche se avvicinate il naso odore di putrefatto. Cosa fare? Non c'è una cura purtroppo per il marciume radicale, l'unica cosa è la prevenzione, quindi irrigate in maniera razionale. Cosa significa irrigare in maniera razionale per la sansevieria? Significa non esagerare con l'annaffiatura, specialmente annaffiare solo quando il terriccio è completamente secco. Vi ripeto che è una pianta veramente difficile da far morire di sete, è molto più semplice da far morire per ristagno idrico, quindi molto importante, annaffiate solo quando il terriccio è completamente secco. La seconda patologia che potrebbe interessare la sansevieria è la cocciniglia cotonosa. Cos'è? È un insetto che si attacca alle foglie e alle radici e succhia la linfa. Come ce ne accorgiamo se c'è la cocciniglia? Si chiama cocciniglia cotonosa proprio perché somiglia a del cotone, quindi se vedete dei batuffoli di cotone sulla pianta significa che c'è la cocciniglia. Come si fa ad eliminare la cocciniglia? Dovete utilizzare un insetticida specifico, quindi andate in un garden, andate in un negozio di giardinaggio e acquistate un insetticida specifico per la cocciniglia. A tal proposito vi lascio anche dei link in descrizione dove potete acquistarli, biologico o non, vi consiglio sempre questo, quello biologico, oppure potete utilizzare un insetticida fatto in casa. Come si fa? Si prende un litro di acqua. In questo litro di acqua si ci mettono 10 cc di sapone di piatto e 5 cc di olio di semi, si miscela per bene e con un nebulizzatore si spruzza sulla cocciniglia. Io vi consiglio di acquistare un insetticida biologico, ad esempio l'olio di neem o il sapone molle, che sono molto più efficaci, però se non vi va di acquistarlo potete fare questo trattamento fatto in casa. Chiaramente è molto meno efficace dell'insetticida che andate ad acquistare direttamente da un negozio di giardinaggio sul mio sito, vi ricordo iuzzolinifortunato.com, però
potrebbe funzionare. Se non riuscite a capire se la vostra Sansevieria della cocciniglia, mandatemi una foto, trovate la mail sulle informazioni del mio canale e vi dico se secondo me è cocciniglia. È un servizio gratuito, quindi non abbiate paura a mandare delle foto perché vi risponderò per quanto mi è possibile in maniera rapida. Chiaramente adesso posso rispondervi, magari in futuro quando avrò molti più video e molte più richieste, me lo auguro. Non so se riuscirò a rispondervi, però ci provo. Adesso andiamo alla parte pratica del video, ovvero come si rinvasa la Sansevieria. È meglio farlo praticamente perché teoricamente non si capisce molto bene, comunque non aver paura perché rinvasare la Sansevieria è veramente molto semplice. Adesso lo andiamo a vedere praticamente. Siamo arrivati alla parte pratica del video, ovvero il rinvaso della Sansevieria. Perché si rinvasa una Sansevieria? I motivi possono essere molteplici. Primo motivo, un motivo estetico, quindi vogliamo rinvasare la Sansevieria perché semplicemente ci piacerebbe vederla in un nuovo vaso. Secondo motivo, un motivo fisico, quindi la Sansevieria diventa fisicamente troppo grande per il vaso che la contiene e tende a cadere. Terzo motivo, motivo legato alle patologie, quindi a volte, come abbiamo detto prima, la cocciniglia attacca le radici, quando attacca le radici dobbiamo svasare, pulire tutto per bene, magari è il momento giusto per il rinvaso. Qual è il periodo adatto per il rinvaso? La Sansevieria può essere rinvasata in tutti i periodi dell'anno, io eviterei i periodi più stressanti, ovvero la piena estate, ad esempio quando ci sono 40 gradi, magari non rinvasatela, oppure il pieno inverno, specialmente se siete in periodi freddi. Comunque personalmente ho rinvasato la Sansevieria in tutti i periodi dell'anno, non è mai successo nulla. Che terriccio utilizzare quando andiamo a fare il rinvaso? Potete utilizzare qualsiasi tipo di terriccio, la cosa principale è il pH del terriccio, dovrebbe andare tra il 6 e il 7,5. Non abbiate paura perché praticamente il 90% dei terricci in commercio ha questo pH, tranne ad esempio la torba bionda acera di sfagno che ha un pH di 4,5, però nella maggior parte dei terricci universali, terricci delle piante grasse, eccetera, eccetera, ha tutto un pH adatto. Perché utilizzare un terriccio normale o un terriccio per piante grasse? Molte volte su internet si legge che in maniera tassativa per la Sansevieria bisogna utilizzare un terriccio per piante grasse, ma qual è la differenza tra un terriccio per piante grasse e un terriccio normale? La differenza è che il terriccio per piante grasse è molto più leggero, ricco di inerti, quindi quando andate ad annaffiare il terriccio si asciuga molto più velocemente, quindi per i coltivatori inesperti che non sanno bene quando annaffiare la Sansevieria, magari acquistate un terriccio per piante grasse perché vi aiuta a far scivolare via l'acqua più velocemente e quindi non far morire la vostra Sansevieria, però in realtà può essere coltivata in tutti i tipi di terriccio. Ad esempio i vivaisti lo coltivano in questo tipo di terriccio che si chiama torba. Teoricamente dal punto di vista teorico non va bene per la Sansevieria, però vedete voi stessi che è una bella Sansevieria, quindi non è tanto il terriccio che utilizziamo, ma cosa facciamo con il terriccio. Quindi abbiamo detto, diciamo, tutta la parte teorica, passiamo alla parte pratica. Prima vi devo far vedere una cosa. Quando parlavamo dell'annaffiatura, ho detto di non far andare acqua nella rosetta della Sansevieria. La rosetta della Sansevieria è questa. Quindi vedete che alla base della foglia si viene a formare come una sorta di coppa. Quando annaffiate dovreste evitare che l'acqua entri qui dentro. Quindi state molto attenti ad annaffiare solo dai lati, poi se qualche volta entra non fa niente, specialmente in estate quando si asciuga velocemente, però cercate di evitare. Passiamo alla parte pratica. Allora, ho precedentemente riempito già il vaso di terriccio per evitare di metterci troppo tempo. Che vaso utilizzare? Un vaso sicuramente più grande del vaso precedente. Molti dicono di rinvasare utilizzando un vaso poco più capiente del vaso precedente, se no la pianta muore, non cresce tanto. In realtà non è assolutamente vero. Potete anche utilizzare un vaso gigante. Se sapete come coltivare la Sansevieria e quindi evitate ristagni idrici, potete utilizzare il vaso che volete. Quando utilizzate un vaso troppo grande, la paura principale è che, visto che le radici sono ancora comunque non espanse nel terreno nuovo, il terriccio rimane teoricamente bagnato per troppo tempo. Però vi ripeto, se l'annaffiate senza esagerare con l'acqua non c'è nessun tipo di problema. Allora, togliamo la Sansevieria dal vaso precedente in questa maniera, cerchiamo di disturbare la zolla il meno possibile. Qui una cosa non prevista nel video, c'è un nuovo pollone di Sansevieria che sta uscendo fuori. La Sansevieria ha delle radici particolari, come potete vedere si chiamano rizomi, sono un po' più larghe delle radici normali, sono delle radici molto più larghe che hanno il compito di
andare a contenere sostanze di riserva, quindi da qui, dalla base del rizoma, uscirà un nuovo pollone, uscirà una nuova sansevieria. Comunque, disturbiamo il meno possibile la zolla e andiamo ad inserire la nostra sansevieria nel nuovo vaso. Poi vi ripeto, io ho utilizzato un terriccio universale perché so, coltivo la sansevieria da almeno 10 anni, quindi so benissimo quando annaffiare e quando non annaffiare, però se siete dei coltivatori meno esperti vi consiglio di utilizzare un terriccio per piante grasse, non tanto perché è obbligatorio, ma perché se utilizzate un terriccio per piante grasse il terriccio si asciuga velocemente, quindi l'unica cosa che può uccidere la sansevieria per mia esperienza è il ristagno idrico e il marciume radicale, quindi se utilizzate un terriccio per piante grasse scongiurate questa ipotesi. Una cosa molto importante quando andate a rinvasare la sansevieria è rispettare l'altezza di vivaio. Cos'è l'altezza di vivaio? Sostanzialmente, quando andate a rinvasare la sansevieria, non dovete metterla più in profondità di quanto non lo fosse prima. Quindi, non mettete la base della pianta che si chiama colletto in profondità perché è un organo che deve stare fuori, ma rispettate sempre l'altezza di vivaio. Quindi, se il terriccio prima arrivava fino a qua, non mettetelo più in profondità. È meglio meno in profondità che più in profondità. Perché? Perché il colletto, come ho detto prima, che è la parte di congiunzione tra la radice e la foglia, nel caso della sansevieria, nel caso delle altre piante del fusto, è un organo che deve star fuori. Se sta dentro il terriccio, potrebbe marcire, quindi attenzione sempre a non mettere la sansevieria in maniera in modo più profondo. Cosa fare adesso? Adesso non dovete annaffiarla per un paio di settimane. Perché? Perché quando andiamo a rinvasare si creano delle micro lesioni. Se noi andiamo a mettere acqua, creiamo un canale diretto tra le radici e i patogeni che potrebbero entrare dalle radici, dalle lesioni sulle radici, ovvero funghi, batteri, virus, eccetera, eccetera. Quindi non annaffiatela per un paio di settimane. Aspettate, le ferite sulle radici vanno a rimarginarsi e poi potete dare un'annaffiatura molto abbondante. Il video sulla sansevieria finisce qua. Se il video ti è piaciuto, mi metti un mi piace e iscriviti al canale. Se hai qualche domanda da pormi, puoi farlo nei commenti. Se ti va, puoi visitare il mio sito, ti lascio il link in descrizione. O i miei social, Facebook, Instagram e TikTok, ti lascio anche il link in descrizione. Puoi anche acquistare Mavè, il concime per te super piante grasse, sia su Amazon sia sul mio sito, ti lascio anche di questo il link in descrizione. Il miglior concime per piante grasse. Grazie per la visione, ti aspetto al prossimo video.